congratularsi con chi è riuscito a conquistare questo agognato 8º posto. Credo che Pistoia, per quello che abbiamo fatto, non se lo meriti. Se lo meriti per, non solo per questa vittoria, ma per soprattutto la parte finale di questa seconda, di questa seconda parte del campionato. Se da una parte mi devo congratulare con la squadra che si qualifica, credo che stasera veniva anche meritatamente grazie a una super prestazione del suo leader, Vanamecker, che ha dominato una partita di questo livello. E dall'altra parte devo dire che sono un po' sconsolato, perché perdiamo il playoff avendo una, così mi fa un po' sorridere, una parità di 3 squadre a 30 punti. Per quanto abbiamo giocato stasera e in generale tutto, soprattutto in questa seconda parte del campionato, credo che la mia squadra sia stata deficitaria nel produrre una pallacanestro sufficiente a fare 2 punti in più, però allo stesso tempo ho veramente un po' l'amaro in bocca, perché abbiamo 3 squadre a 30 punti, avremmo potuto perdere la partita fino a 6 punti, la perdiamo di 5 e Avellino batte Reggio Emilia. Quindi sì, va bene così, perché sono orgoglioso di quanto questi ragazzi hanno fatto in questa stagione, come sono cresciuti. Vuol dire che non sono stati per nulla fortunati. Coach, una delle ultime azioni, forse i ragazzi hanno tirato resi conto che non bastava il meno 5, con Mucchi ha palleggiato tanto tempo per spostarsi secondo me. Ma perché voi in panchina non sapevate il risultato di Avellino? Perché non abbiamo... No, io sapevo il risultato di Avellino, tant'è vero che tutti eravamo che gridavamo, però Roma controllava il tempo immaginando i 7 punti e soprattutto non avevo modo di chiamare te, no. E quindi non abbiamo giocato 2 attacchi a perdere anche dei secondi precisi. Invece, per quanto riguarda ci vuole un po', senza togliere i meriti a Pistoia, però ci vuole un po'. Credo che comunque, parlando della partita di stasera, una partita che mi aspettavo potesse essere così, è stata una partita caratterizzata da noi che abbiamo avuto moltissimi problemi in attacco, a muovere la palla, a trovare dei riferimenti, però io credo che dall'altra parte Vanamecker ha tolto tutte le castagne dal fuoco.